Rock and Roll Radio presenta Calcio a 2. Calcio a 2. Storie, news, aneddoti e curiosità varie dal mondo del pallone. Calcio a 2, condotto da Marta Casanova e Roberto Grillo. Calcio a 2 su Rock and Roll Radio. Un giocatore di medio livello, come lui stesso si è definito previsioni, uno dei migliori. Jürgen Klopp, nato a Stoccarda nel 1967, nel 2001 giocava nel Mainz come difensore. La sua squadra stava lottando per non retrocedere e quando l'allenatore venne esonerato, ecco la chiamata per portare avanti la battaglia di biancorossi. Klopp ci riuscì, rimanendo su quella prima panchina per ben 7 anni. Jürgen Klopp ha dimostrato fin da subito una grande conoscenza tattica e nel tempo ha iniziato a pretendere moltissimo dai suoi giocatori, quasi allo sfinimento. Un rivoluzionario, molti l'hanno definito così, una risata aperta, libera e contagiosa, ma anche un modo di fare così diretto da risultare talvolta sconveniente. Eppure quell'allenatore arrivato lì, quasi per caso, senza dubbio privo di patentino per poterlo fare, ha regalato e regala meraviglie a chi ama il calcio. A partire dal 2008, quando è arrivato al Borussia Dortmund, una squadra che stava a metà della classifica della Bundesliga. Non il massimo, insomma, il massimo lo fece lui, a cominciare dal suo primo derby con lo Schalke 04, quando la sua formazione stava perdendo per 3-0. Logica voleva che non potesse salvarsi nulla di quella partita per il Borussia, quando ecco la magia. La squadra ha cominciato la rimonta, finendo la gara in parità. Klopp col Borussia ha vinto il campionato nel 2011 e nel 2012, una Coppa di Germania, una Supercoppa. Ha riportato una squadra dove doveva stare, sulla vetta. Questo l'ha portato a diventare un grande del pallone, il suo gioco viene studiato, i suoi moduli messi sotto la lente di ingrandimento. Non a caso nel 2015 ha lasciato la Germania per l'Inghilterra, destinazione Liverpool, quando Klopp arrivò ad Anfield ad Europa e non aveva mai conquistato un mondiale per club. Oggi Liverpool è leader imbattuto in Premier, ha alzato la Supercoppa d'Europa e l'attuale campione della Champions League. Come dimenticare la festa dei Reds per la Champions vinta nel 2019, una battaglia sul campo tutta inglese contro il Tottenham per 2-0. Oggi guida la classifica della Premier guardando tutti dall'alto. Continua a ridere Jürgen, noi ci cantiamo. Un saluto a Jürgen Klopp, un saluto a Marta, buona giornata agli ascoltatori di Rock and Roll Radio. Questo è Calcio a 2, ogni martedì dalle 12 alle 13. Ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti, oggi dobbiamo un attimo sistemare i volumi perché stanno impazzendo. Sì, mi sento un po' strana. Sì, sento un po' robotica, un po' dallo spazio. Un po' dallo spazio. Non fa niente. Bene, allora io ho voluto cominciare con Klopp perché sì. Insomma ne parliamo spesso noi tra l'altro di Premier, perché tanti dicono che la Premier, comunque il calcio inglese in realtà, sia il più interessante, no, dei campionati che contano nel pallone. Più interessante, uno dei più spettacolari senz'altro, perché in Inghilterra si gioca un calcio ma forse un 30% della velocità maggiore che in Italia, sì, minimo, probabilmente sì, ecco, minimo. Una roba così, per cui è un calcio spettacolare, fatto di aggressività, di idee semplici ma molto efficaci e micidiali, perché è veramente una squadra super spettacolare e lo conferma in Premier, che sta cercando di vincere, tra l'altro insomma direi che siamo sulla buona strada, ce la sta quasi facendo e l'unica cosa che invece per quanto riguarda la FA Cup non è andato tutto benissimo, quando comunque un Liverpool molto molto rimaneggiato, nel senso che era forse non i panchinari ma i panchinari dei panchinari, hanno pareggiato contro la Shrewsbury Town, che non è neanche nella Serie A inglese, quindi in FA Cup probabilmente in terza serie, ma no, credo seconda, credo, non lo so, sì, onestamente. Non so, anch'io non sono sicuro, però comunque una squadra League One inferiore, dovrebbe essere la nostra serie C, la serie B inglese si chiama Championship. Sì, esatto, quindi forse è la terza addirittura. Qui aver pareggiato contro una squadra di serie C non sì, è con questa massa. Doppietta di questo ragazzo che si chiama Cummings, insomma. Cognome classico britannico. Esatto, e quindi diciamo che Klopp non l'ha presa proprio bene e ancor meno ha preso bene la notizia che non verrà osservato quello che doveva essere la finestra, diciamo, di riposo del campionato inglese, del calcio inglese in generale, che si sa, no, gioca
gioca durante le feste di Natale, ma poi a febbraio prende un attimo di stop e ha detto che lui addirittura non andrà in panchina. Infatti il calcio inglese è in pausa adesso e avrebbe dovuto rimanerci fino ai primissimi di febbraio, invece gli hanno infilato ai primi di febbraio questo ritorno importante, perché comunque la FA Cup per loro è una coppa molto importante. E Jürgen ha detto: allora, se poi vi lamentate che a fine stagione i calciatori britannici sono scoppiati o hanno infortuni su infortuni, oppure arrivano, ancora peggio per gli inglesi, quest'anno ci saranno gli europei, se arrivano sciupà, come diciamo a Milano anche in Inghilterra lo dicono sciupà. Lo dicono anche in Inghilterra. Sono abbastanza sicura che sia un modo di dire tutto inglese. Esatto. E non lamentatevi, noi abbiamo bisogno delle nostre pause come tutti gli sportivi, altrimenti il fisico poi non ce la fa, anche se abbiamo 20 anni, insomma, ecco. Anche a 20 anni ci vogliono ci vuole quei 15 un attimo di recupero proprio fisico, fisiologico, insomma, fisico e mentale, perché sennò arrivi ovviamente a fine stagione scoppiato. La Premier, appunto, che è l'ultima giornata, andiamo a ricordare cosa è successo. Certo. Come sempre, risultati abbastanza scoppiettanti in Premier League, giunta alla 24esima giornata. Voi figuratevi quante partite fanno, perché sono avanti minimo 3 giornate rispetto agli altri campionati europei. Ragazzi, non è che dovete finire tutte e le partite a marzo. Che dovete fare? Allora, a marzo vogliono finire tutto. Allora, Premier League, l'ultima giornata, Everton Newcastle 2-2, finalmente ha segnato Moise Keane. E ce l'ha fatta. È riuscito, nonostante purtroppo l'Everton non sia riuscito a battere il forte Newcastle, perché era una squadra veramente rognosa questa del nord dell'Inghilterra. Ha segnato Keane e il solito Calvert-Lewin, del centravanti, l'altro centravanti dell'Everton, che quest'anno sta disputando un campionato egregio. Il Manchester City è andato a vincere a Sheffield 1-0 con gol, tanto per cambiare, del Kun Agüero. Chelsea-Arsenal, un pareggio combattuto per 2-2. Il Leicester continua, bella lezione, nonostante abbia perso per infortunio Jamie Vardy, cioè il suo capocannoniere, al 43esimo del primo tempo, è riuscito a distruggere 4-1 il West Ham. Tottenham Norwich 2-1. Il Manchester United ha preso una battutina d'arresto in casa contro una squadra di bassa classifica come il Burnley, ha perso 2-0 in casa. E l'ultima partita della scorsa giornata, stranamente, il Liverpool è andato a vincere 2-1 a Wolverhampton. Tra l'altro, rispetto appunto alla critica di Klopp rispetto a questa scelta di giocare appunto lo stesso, ha trovato anche un grande sostegno da un altro del da nessuna parte. Esatto. Soprattutto anch'io voglio farmi questi 15 giorni di vacanza. Esatto. Perché avevo già pagato i biglietti per andare per andare a trovare i miei amici in Italia, magari, o tornare a casa in Spagna, e invece si ritrovano qualche giorno prima a dover rientrare. Io volevo solo evidenziare uno dei talenti, dei tantissimi talenti che ogni settimana ci deliziano in Inghilterra, che è questo Gabriel Martinelli dell'Arsenal, questo brasiliano, di cui ha tessuto le lodi niente poco di meno che il buon Ronaldinho. Ecco, adesso, uno che non ne sa niente, uno che ne capisce poco, ha detto: questo Martinelli mi sembra il primissimo Ronaldo. Parliamo del Ronaldo il fenomeno, Nazario. Sì, non parliamo di CR7, che se ne parla fin troppo. Ha veramente uno scatto e una tecnica in velocità micidiale, e ha 18 anni e mezzo, e nell'Arsenal si sta veramente mettendo in evidenza. La classifica della Premier, fino a che riprenderà la prossima giornata, il Liverpool abbastanza tranquillamente con 16 punti di vantaggio sul City a 67. Beh, però il fiato sul collo ce l'hanno, cioè 16 punti a metà campionato è una cosa micidiale. Manchester City sempre un po' zoppicante, ma riesce a portare a casa le partite con i suoi campioni a 51. Il Leicester attaccato lì alla zona Champions a 48, e poi lo sprofondo, perché andiamo con il Chelsea a 40, per cui 27 punti di distacco da Liverpool, cioè il Chelsea dovrebbe fare 9 vittorie e Liverpool 9 sconfitte per recuperare, per cui
lo vedo un po' difficoltoso. Un po' difficile. Sì. Manchester United, Tottenham e Wolverhampton a 34, e così almeno abbiamo già dato i risultati e la situazione Premier e i nostri ascoltatori più affezionati al British Soccer. Esatto, così, ma che comunque cambiando campionato, andando sulla Liga, Setien insomma non ha vita facilissima, sappiamo che è arrivato da poco in maniera totalmente rocambolesca sulla panchina del Barça, ha fatto due vittorie molto sofferte, 1-0 col Granada e poi 2-1 con Ibiza, e poi è andato a perdere col Valencia 2-0, doppietta di questo anche uruguagio, attaccante molto forte, Maxi Gomez. Sì, Barcellona chiaramente un allenatore nuovo che arriva, vuole comunque mettere qualcosa di suo, prendendo tra l'altro un'eredità non facilissima, perché comunque sì, Valverde, c'è stata tutta la carriera che c'è stata, però caspita ragazzi, cioè non è facile, prendendo già di suo una panchina non semplicissima, no, certo. Perché insomma deve essere molto facile allenare e in quello stadio. Molti tra l'altro hanno criticato il fatto che ci sia un po' troppo, si sia rimasti un po' troppo sul tiki-taka, sul famoso tiki-taka, e troppi passaggi che in realtà la squadra in questo momento non è in grado. Esatto. Non regge, soprattutto mancando di portare avanti. Mancando anche Suarez, che è un finalizzatore eccezionale, non riescono probabilmente a trovare gli sbocchi necessari per concretizzare questo gioco. Nella Liga, andando avanti, altri risultati delle prime classifiche: il Siviglia ha battuto 2-0 il Granada, anche qui l'Atletico Madrid, il Ciolo non sta rendendo, la 0-0 e Savistu, e il Valladolid era riuscito quasi a imbrigliare il Real Madrid, che però è riuscito a avere la meglio in trasferta 1-0 con gol di Nacho. Il Real, in virtù della sconfitta di Barcellona, passa in testa con 46 punti da solo. Il Barça appunto segue a 3 punti di distanza, Siviglia 38, Getafe e Atletico Madrid a 36. Bene, questi sono i due. Non so se hai qualcosa da raccontarci anche rispetto alla Bundesliga e alla Liga 1. Sì, ho anche qua i soliti risultati, se vuoi te li dico, certo, subito. Certo, no? Dimmeli subito. Partirei dalla Bundesliga, a te tanto cara, soprattutto linguisticamente. Sì. La Borussia Dortmund, Bundesliga, siamo arrivati alla 19ª giornata, per cui più o meno appaiati all'Italia. Borussia Dortmund è andato anche qua leggero, dando 5 pappoline a 1 al Colonia, con il baby fenomeno, ormai lo chiamiamo così, Haaland, che è entrato anche qui nel secondo tempo e comunque potrebbe fare meglio, un esordio a impatto zero, chiamiamolo così. Bayern Schalke 5-0, qui hanno segnato tutti, da Lewandowski a Thiago Müller ai magazzinieri, tutti. Chi vuole fare un gol oggi con lo Schalke? Qui il tuo preferito, il grandissimo Borussia Mönchengladbach. Sì. Ogni puntata lo dico sempre meglio. Sempre meglio, ti alleni durante la settimana? Sì, faccio dei gargarismi apposta. Bravo, si perché, sente comunque. Perché bravo. No, ci tengo molto a pronunciare. Ti applichi, bravo. Assolutamente, a pronunciare le squadre tedesche al meglio. Mönchengladbach, Magonza, qui Mainz era troppo facile, mi viene da dire Magonza. 3-1, e Eintracht Frankfurt ha sconfitto il capolista Lipsia per 2-0. Lipsia forse si era un po' gasato un po' troppo con i suoi giocatorini, Timo Werner, l'ex romanista e sandoriano che tu ben conosci, il cecoslovacco, diciamo. Patrick Schick, che non mi veniva il cognome, e hanno perso Francoforte 2-0. La classifica, il Lipsia rimane in prima posizione con 40, però il Bayern ormai è a un punto a 39, il Gladbach a 38, il Borussia Dortmund a 36, per nulla staccato dalla vetta, cioè solo 4 punti, per cui la Bundesliga però sono tutti lì, è quella che forse regala anche più divertimento, sì, no? questo 21ª giornata, qui la situazione è sempre abbastanza stabile in vetta, col PSG che è andato a vincere a Lille 2-0, due gol del signor Neymar da Silva Santos Junior, detto Neymar, si è arrabbiato, ha detto qui Mbappé mi sta rubando la scena, aspetta un attimo che recupero che un po' te faccio di vedere io. Esatto, ti faccio vedere, infatti l'ha anche rimontato e appaiato nella classifica cannonieri, sono al secondo posto, appaiati Mbappé e Neymar. PSG Lille a Lille, per cui 2-0, Nizza Rennes 1-1, Marsiglia Angers, anche qui un pareggio abbastanza sorpresa per il Marsiglia, 0-0, Lione
ha regolato 3-0 il Tolosa. Il Monaco quest'anno sta facendo i disastri perché sta andando veramente male, a metà classifica, senza nessuna scintilla di gioco o di entusiasmo da parte del pubblico. E ha perso in casa. E ha perso in casa 3-1 contro un mediocre Strasburgo, diciamo così. E Montpellier, che invece è messo abbastanza bene, regola 2-1 il Dijon. Per cui PSG a 52, a 10 punti di stacco il Marsiglia, 37 il Rennes e 33 il Montpellier. Per cui, a parte il Montpellier, tutti gli altri hanno perso punti di distanza dal PSG. Bene, bene, bene. Direi che abbiamo dato un po' di pausa musicale. Tornerai poi con invece il calcio italiano. A fra poco, vi lasciamo con Billy Idol. Ciao ragazzi, sono Gian Zanone dei Dragon Force e state ascoltando rockandrollradio.it. This is Rock and Roll Radio. Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Stay tuned for more rock and roll, stay tuned for more calcio a due. Eccoci qua. Eccoci qua. Allora prendiamo la palla al balzo, giustamente, per parlare di Serie A. Io partirei con due scoppiettanti 0-0 tra Fiorentina e Genoa e Sampdoria e Sassuolo. Ma come mai mi vuoi partire proprio da lì? Perché guarda, questi sono i grandi passi avanti delle nostre squadre, delle nostre rispettive squadre, che veramente stanno facendo fuochi d'artificio in campionato. La Fiorentina, comunque Genoa in casa con la Fiorentina che si stava comunque, che già si è ripresa un po' anche in termini di più divertente, sì, però c'è stato un 0-0 che insomma tutto sommato non fa male, ecco. Allora vorrei essere corretto e ho parlato con almeno due amici tifosi della Fiorentina, lo 0-0 sta stretto al Genoa, diciamolo chiaramente. Non ho visto la partita, mi fido, abbiamo avuto tante occasioni, siamo riusciti a imbrigliare la Fiorentina. Probabilmente anche l'uscita di Castrovilli li ha un po' sballottati. Castrovilli, che però mi confermi, non dovrebbe avere, non dovrebbe esserci grandi problemi. È uscito dal campo, per chi non lo sapesse, con forti giramenti di testa, dicendo: non capisco niente, cosa sta succedendo. Non ci sto capendo niente. Quindi, ovviamente, hanno fatto tutti gli accertamenti del caso, perché trattandosi appunto di testa, soprattutto, a maggior ragione, bisogna sempre stare molto, molto attenti. Pare che però non sia stato niente di che. Però mi diceva Grillo che c'è stato un aggiornamento proprio sulle immagini che sono state guardate. È venuto fuori che pochissimi minuti prima del suo giramento di testa, per cui che l'ha costretto ad accasciarsi, a sedersi in mezzo al campo dicendo: non capisco più niente, mi gira la testa, abbia tentato un colpo di testa in area avversaria, non prendendo la palla, però facendo tutto il movimento col collo, e quindi probabilmente ha avuto il classico colpo di frusta che può avere un automobilista tamponato, ecco, e questo e questa causare, la conseguenza. Può causare, c'è proprio un po' di puntate fa, Castrovilli è quest'anno probabilmente il miglior nuovo talento italiano, mi fa specie dirlo per un ragazzo che non ha più 19 anni, ne ha 22-23, sì, già, quindi è già abbastanza grandicello, ha fatto il suo percorso, evidentemente ha trovato la dimensione giusta, sì, anche per sbocciare, quindi per un punto in realtà guadagnato dal Genoa, invece due punti persi, si oserei dire, dalla Sampdoria contro il Sassuolo, che poteva approfittarne per avvicinarsi non solo al Sassuolo ma riuscire ad allontanarsi un po' da quella che era la zona di retrocessione, invece appunto un pareggio 0-0, però vabbè, fa lo stesso. Ci sono stati però dei risultati invece un po' più interessanti dal punto di vista proprio, esatto, tipo il Napoli che finalmente pensa Grillo, che io alla fine della partita, noi lunedì prossimo giochiamo contro il Napoli appunto, ho detto: vuoi vedere che saremo noi a far risuscitare il Napoli? Invece no, ci ha pensato la Juventus. Ti hanno anticipato. Sì, una Juve che si è fatta una partita onestamente assolutamente sottotono, quindi perde 2-1 in casa del Napoli con gol di Zielinski e di Insigne. Il derby di Roma è finito 1-1. Sì, un derby di Roma a sorpresa, che ha visto la Roma grandissima protagonista. Io ho visto la partita anche qua. Anche qua forse ci si aspettava di più dalla Lazio. Juve e Lazio hanno affrontato la giornata sottotono, non si sa per quali motivi, se fisicamente o mentale, ha fatto tipo 17 tiri in porta, una cosa del genere. Per cui per la Lazio è un punto guadagnato. Quindi è andata bene così. Sì, dici. Sì, sì. Per dichiarazione del suo stesso allenatore Simone Inzaghi, la Lazio si è guadagnata un punticino in questa partita, che l'ha vista assolutamente soccombere dal gioco della Roma. E
quindi vedi che, però vedi che in questo senso la Serie A sta regalando un po' più di divertimento, no? Cioè un pochino, insomma, la Juventus un pochino frena, le altre salgono, frenano a seconda delle giornate, per cui quantomeno ci si diverte un po' di più. È un po' più combattuto, anche vedere il Napoli che riesce a risollevarsi contro la Juventus, contro la comunque, Juve, è riuscita a tenerla lì, e complice anche appunto una serata probabilmente storta da parte degli juventini, ma è riuscito a chiudere tutte le fonti di gioco juventine, e da lì è ripartita molto veloce diverse volte, e ha meritato assolutamente la vittoria, anzi meritava il 2-0, il 2-1 di Ronaldo è stato proprio all'ultimo, casuale, tra l'altro, sì. All'ultimo è del tutto casuale, un lancio in mezzo alla viva il parroco, e la presa è da par suo, esatto. La sfiorata e la messa in porta. Andando avanti con gli altri risultati, il Parma ha vinto in casa contro l'Udinese, la Verona ha vinto contro il Lecce per 3-0, l'Inter e il Cagliari hanno pareggiato. Anche qui rischiava anche delle giornate di squalifica, perché il post partita è andato a dire di tutto a Manganiello, all'arbitro, per sia, decisioni, sia ma sia lui che in realtà anche il Cagliari comunque non è stato contentissimo per alcune decisioni arbitrali, però non hanno fatto le stesse scene che ha fatto gli interisti, e tra soprattutto cui Lautaro che poi appunto adesso salta al derby sicuramente, almeno sembra due sicure. Infatti ti faccio un appunto legato al magico mondo del fantacalcio, facciamo una è stata una giornata per me drammatica, perché spero che rientri Castrovilli e ce l'ho in squadra. Si è fatto male Kulusevski e ce l'ho in squadra. Squalificato 2 o 3 giornate Lautaro Martinez, che è in squadra, scommetto. In squadra. Immobile una ciofeca nel derby, che ho in squadra. Ragazzi, ripigliamoci un attimo, su. Fatelo per Roberto. Dai, so che non sto parlando di giocatori sconosciuti che avranno in squadra la maggior parte dei fantacalcisti, ma pensate anche a noi, non vi potete far male così da un momento all'altro. Cioè, avvisateci e noi pigliamo i sostituti prima, no? Giusto. Va bene, quindi Inter e Cagliari che pareggiano, quindi anche la frenata dell'Inter che insomma comunque ha guadagnato È stato un pareggio agghiacciante. Io non rilascio dichiarazioni perché sono agghiacciato. Sei agghiacciato? Figurati quanto era agghiacciato Cairo quando l'Atalanta ha dato 7 pappine al suo Toro. Così. Sono quelle partite che in verità Toro in 9 tra l'altro ha finito, sì, 7 però, gol verso la fine, non è quello il punto. No, sì. Il punto vero di questa partita è che poteva tranquillamente finire 11-12-0. Cioè l'Atalanta ci sono anche un po' frenati. Probabilmente sì. Che già voglio dire 7. Io l'ho vista a Spezzoni. È abbastanza mortificante. Ha preso altri 2 pali, ha avuto innumerevoli altre occasioni. Il Torino ne ha avuta 1 o 2, neanche clamorosissime, ma è stato proprio sembrava squadra di Serie A contro squadra dei Pulcini. Che pure voglio dire è il Toro, cioè per carità, quest'anno è così, però non è proprio una squadretta. Dei macelli interni. Interni che poi portano a fare queste prestazioni. Certo che ci può stare crollare contro un Atalanta che quando in serata può travolgere chiunque, ma 7-0 in casa è veramente umiliante. Il povero Belotti si è presentato molto coraggiosamente alle interviste post gara, aveva una faccia poverino. Beh, però già lui è tutto sempre abbastanza dimesso, è un po' dimesso, un po' tremolante, non è un grosso oratore, però si è veramente distrutto. Comunque dai Gallo, magari si riprendono direttamente stasera. Si riprendono direttamente stasera per la Coppa Italia. Tra l'altro, appunto, che le ultime parole famose all'inizio del campionato, Cairo aveva detto: è difficile fare un Toro migliore di questo, facendo anche la battuta: Messi non è in vendita, in difesa siamo meglio della Juve. E vabbè. Infatti, ma volevano far vedere che insomma anche loro sono gentili, ogni tanto fanno segnare qualcosa. Sono caritatevoli. Esatto. Chiudiamo ultimo appiglio. 3 settimane fa ho venduto Ilicic a Fantacaccio, è un genio, cioè ha fatto veramente delle mosse in tre settimane, ha fatto 9, tipo 8-9, non fa niente, ma non importa, lo vedevo un po' così, sai. L'hai che visto lui un po' spento. Lui è tutto alti e bassi, essendo estroso c'hai l'occhio lungo. Io ho l'occhio lungo al Fantacaccio. Bravo. Dicevamo, io farei comunque la rubrica il Fantacalcio di Grillo, perché esatto. La mettiamo, sì. Chiuderei appunto con la SPAL che ha perso in casa contro
contro il Bologna per 3-1 e invece il Milan che è andato a vincere contro il Brescia per 1-0. Il Milan che sta un po' ritrovando la strada, diciamo, sì, così, non è proprio, ovviamente può anche ricadere da un momento all'altro perché non è proprio una cosa costante. Definitiva, però si è rimesso nella parte sinistra della classifica con vista Europa League, vista ancora dal basso, però è lì abbastanza. Io sono abbastanza stupito da tutti questi alti e bassi, perché tipo la Spal va a vincere tantissimi a Bergamo, poi perde in casa male col Bologna, che poca costanza in generale da parte di sì, tutte le squadre. E comunque vedremo anche, poi c'è stata la Coppa Italia appunto la scorsa settimana, Napoli-Lazio, la Napoli è passato, così come è passata la Juventus contro la Roma per 3-1, mentre stasera si gioca Milan-Torino e domani Inter-Fiorentina. Tra l'altro, a proposito di Milan-Torino, vogliamo dire che verrà osservato pari un minuto di silenzio per Kobe Bryant. Non c'è bisogno di dire quello che è accaduto ieri in quel di Los Angeles, dove ha perso la vita lui, la figlia e altre persone. Siccome lui ha vissuto tanti anni in Italia quando era ragazzino e era tifoso del Milan, il Milan appunto vuole osservare un minuto di silenzio. Beh, mi sembra un bel gesto di fama internazionale. Aveva un tifoso illustre come il povero Kobe, ed è molto bello che venga ricordato questa sera con un minuto di raccoglimento. Non ci addentriamo in commenti su questa tragedia, sia perché non fa parte del nostro programma Il Mondo del Basket, e questa comunque è una tragedia che è stata straaffrontata in questi due giorni, se ne parlerà ancora per molto tempo. Siamo ovviamente anche noi affranti da questa bruttissima cosa. Giusto, comunque era giusto dirlo, era giusto ricordare anche da parte nostra. Comunque, Roberto, si va avanti ancora per poco per quanto riguarda il calciomercato. Dai, il mercato sta per finire, perché anch'io sono contento quando finisce il mercato, non ne posso più perché non si capisce nulla. Cioè, le nostre squadre, guarda che gentile che sono, che ti comprendo in questa situazione di stress. Noi niente. Cioè, se riusciamo, guarda, io sto sperando, mi credi che sono arrivata al punto in cui crocio le dita che non diano via Caprari. Punto, perché non abbiamo comprato nessuno, non abbiamo venduto nessuno. Peraltro, non è tornato Tonelli? È tornato Tonelli, sì, è tornato, già giocato domenica in realtà. Ah, vedi? È tornato perché Napoli non giocava. Perché Napoli non giocava e soprattutto perché noi avevamo dei problemi in difesa, perché si faceva male da qualunque, quindi avevamo una panchina cortissima. Ci serviva necessariamente, ce l'hanno fatta finalmente. Mourinho non era contento. Ma ormai Mourinho aveva capito che aveva perso il danese da tempo, perché quando un giocatore non rinnova comincia a avere determinati atteggiamenti. E chiaramente gli agenti saranno stati mesi e mesi in discussione con la dirigenza del Tottenham, perché comunque a giugno Eriksen sarebbe andato in scadenza. Io ti dissi un paio di settimane fa che vedrai che il presidente del Tottenham non cede sui 20 milioni, infatti l'Inter anzi ne ha dovuti dare di più, perché sembra 20 più uno di bonus più l'incasso di una prossima amichevole tra Inter e Tottenham, e per cui sono anche lì soldini, saranno 22-23 milioni. E comunque quanto ho visto prende 10 a stagione netti. 10 netti a stagione. Allora, io non sono molto così convinto che non me ne vogliano gli amici interisti, che Eriksen possa inserirsi immediatamente nella dinamica dell'Inter, perché l'Inter, l'ho già detto, gioca con un 3-5-2 abbastanza classico, canonico, ben strutturato. Per far giocare Eriksen non è che non possa giocare da mezzala, ma ragazzi, questo non torna, cioè questo vede la partita dalla metà campo in avanti, è un classico trequartista. Sì. Dovranno sacrificarsi molto di più Brozovic e presumo Barella, perché vedo difficile che possano giocare in modo abbastanza classico, anche se appunto adesso con la squalifica di Martinez magari proverà un 2-1 con Eriksen e Sensi dietro a Lukaku. Vedremo, insomma, anche se viene da un campionato altamente competitivo, Eriksen deve sempre inserirsi. E in Italia, caro amico, i difensori sono belli tosti, ti si appiccicano addosso come e non si tolgono più, come la colla. Anche se non gioca più nessuno, gioca a uomo, ma giocano ancora tutti a uomo quando c'è uno forte, cioè stanno lì in zona, ma appena la palla ti si avvicina, zac,
che te mordono le caviglie. E se vedremo, vedremo se Eric riuscirà. Beh, certo, vedremo che lo cosa riuscirà a fare. Ovviamente. E se qualche settimana fa abbiamo parlato moltissimo dello scambio Inter-Roma, Spinazzola-Politano. Spinazzola, tra l'altro, da che è rimasto a Roma, niente, è diventato titolare inamovibile. Sono due partite Roma, che gioca. La Roma sta ringraziando ampiamente l'Inter per la decisione di avergli lasciato. Di aver lasciato Spinazzola. Quindi Spinazzola, che adesso magicamente è inamovibile da due giornate, e invece per quanto riguarda Politano si è inserito Zac, il Napoli. Il Napoli che zitto sta facendo tantissimi acquisti, perché sta prendendo, o ha già preso, sai, la firma è questione di ore dopo le visite, Politano dall'Inter, ha preso già, firmandolo per giugno, uno, sembra addirittura due, i due difensori centrali del Ramani l'ha già preso per giugno, sembra che stia chiudendo anche per Kumbulla, che aveva un gran mercato, per cui un Napoli insomma che sta guardando già avanti, perché insomma sì, hai preso Manolas, però Manolas ha sempre bisogno comunque di avere a fianco qualcuno. Koulibaly rimarrà a fine stagione, Mertens e Callejon rimarranno a fine stagione, ma. E il Napoli insomma deve guardare avanti e sta giustamente già rifacendo e rimettendo a posto alcune pedine. Altre situazioni di mercato interessanti, anche se non è ancora chiuso, la Roma non ha chiuso per Suso, ma sembra che stia chiudendo per Carles Perez del Barcellona, questo talento giovane che in Catalogna non trova tanto spazio. Il Barcellona non è molto per la quale di darlo via con formule che poi non ne consentano il controllo, per cui le solite ricompra o comunque prestito, non vogliono il prestito con obbligo di riscatto ma solo prestito con diritto, per cui le parti stanno ancora trattando, però è sicuramente un buon giocatore, può essere una buona quarta, quinta pedina per l'attacco dell'Inter, perché comunque l'Inter sta ancora trattando Giroud e la Roma non è così tranquilla di Kalinic, insomma. Suso sembra vada a Siviglia. Sembrerebbe. La Fiorentina sta trattando un ottimo centrocampista francese e poi è passato al Colonia. Sembra fatto per lo scambio Juve-PSG tra De Sciglio e Kurzawa. Okay. Anche qui sembra questione di ore. Petagna ha appetito ancora dal Napoli, ha fatto un'offertona, insomma comunque offertona, una buona offerta. Vedremo che cosa ne sarà di Petagna. Petagna anche lui ha un rendimento ogni anno altalenante, però è sicuramente un giocatore solidissimo che una volta che probabilmente, cioè, diciamo Napoli... che Petagna non è costante nelle prestazioni, però forse è meglio averlo che no. Sì, ovviamente hai bisogno di una figura del genere. Esatto, di un centravanti di sfondamento che però negli ultimi anni è migliorato molto anche nella manovra, probabilmente daranno via Llorente se dovesse arrivare Petagna. La SPAL non è per niente decisa a darlo adesso, visto che è invischiata nella lotta per non retrocedere. Sembra che sia un affare che si faccia a giugno. Vecino, che fino a tre mesi fa era il salvatore della patria dell'Inter, non lo è più. Non si acchiappa molto con Conte, che lo sta tenendo moltissimo in panchina. Probabilmente ha chiesto di essere ceduto. C'è l'Everton su Vecino. Si vocifera di un clamoroso ritorno di Gareth Bale al Tottenham. Perché il Tottenham è rimasto senza Eriksen, per cui deve in qualche modo sostituirlo. Tra l'altro Bale ha qualche problemino ora dove sta ora, anche lì proprio credo di incompatibilità di caratteri proprio. Sì. E adesso bisognerà vedere se sarà di nuovo compatibile lo stipendio di Bale con quello che il Tottenham gli dirà. L'incompatibilità di carattere si appiana facilmente con i soldi. Esatto, però sai, Bale probabilmente prendeva quei 14-15 milioni dal Real. Gli dirà torna a casa, ma te possiamo dare la metà se ti va bene, insomma questi sono i discorsi che si fanno al ristorante per quanto riguarda il mercato. C'è ancora aria di crisi tra il buon Florentino Perez e Zinedine Zidane. Il Real ho capito che è in testa, però probabilmente non sta. Beh, però è andato via una prima volta e insomma poi te lo sei anche ripreso, insomma la Juve lì
la Juve lì, è sempre lì su Zidane. Ah sì, sì, certo. Ma infatti in tanti comunque già avevano detto, hanno parlato di Maurizio Sarri come di una sorta di traghettatore in attesa poi che se arrivasse a qualcun altro, nella fattispecie Zidane, qualcuno aveva detto Guardiola, ma insomma comunque Zidane secondo me è molto nel mirino bianco-nero, sì, è un pallino lì. Più che altro anche l'ultima dichiarazione di Sarri in conferenza stampa, la gente continua ad assediarlo, a dirgli cosa farai dopo, ma scusa, questo è qua da sei mesi, già gli parli di aspetta lui, un attimo, lui ovviamente si è spazientito, ha detto per quanto mi riguarda dopo la Juve posso anche smettere, voglio dire, cioè, ha messo via i suoi soldini, cioè, non è più un ragazzino, sì, io penso magari un paio d'anni puoi anche stare fermo in barca, me li posso tra l'altro fare. Lui ha detto che comunque lui le posticipi non li guarda di solito perché deve portare fuori Ciro, il cane Ciro, esatto, e quindi c'ha da fare Ciro comunque, no, non c'è problema, Sarri ha da fare il suo, esatto. Ultima trattativa ancora in ballo del mercato, il Tottenham, che ha fuori ancora Harry Kane per infortunio, sta trattando ancora Chris Piontek. Per cui tra l'altro chiedono tanti tanti soldi, onestamente. Giustamente hanno fatto un investimento importante. No, io capisco importante. L'idea dell'investimento, però il rendimento di Piontek è stato veramente un po' basso. Sì, sì. Ecco, quest'anno soprattutto molto basso. Comunque io se andrei a vedere cosa succede la prossima giornata di campionato, non prima però di aver ascoltato una canzone che metterà Grillo, e ci sentiamo tra pochissimo minuti con il finale di questa puntata. Yeah, baby, dedicated to Mr. Kobe Bryant. E allora andiamo a vedere quelle che saranno le partite di questo fine settimana dopo la giornata appunto di Coppa Italia. Ci sarà il Bologna che affronterà in casa il Brescia, il Cagliari, il Parma, Atalanta-Genoa, potrebbe essere interessante. Meno Grillo. Interessante, meno interessante. Infatti domenica vado a funghi io proprio. Bravo. O anche sabato. Come li porti? Dovesse succedere. Non velenosi, però. No, cara, scelti accuratamente per te. La Lazio incontrerà in casa la SPAL, Milan-Verona, Lecce-Torino, e poi ci sarà l'Udinese contro l'Inter. E per chiudere lunedì sera, appunto, come dicevo prima, ci sarà la Sampdoria in casa contro il Napoli. E ti vedrà come sempre in Gradinata Sud, giusto? Farò il possibile per esserci, sarà molto divertente anche quello, figurati. Noi l'anno scorso contro il Napoli in casa abbiamo fatto un 3-0 con il gol dell'anno di Fabio Quagliarella. Vero, me lo ricordo. Credo che non si replicherà, ma vabbè. Gella la speranza, è sempre l'ultimo. Sì, ottimista. Tu pensa che non guarderò Atalanta-Genoa, ma sono ottimista comunque. Bravo. Bisogna, perché non si sa mai, Perché magari l'Atalanta fa una partita bene, una partita male, una partita bene, una partita male. Quindi poi ne ho fatti 7 l'altra volta, più che sazi. Esatto. Andiamo a chiudere con la Serie A femminile, come sempre qui a Calcio 2. Quindi l'Orobica ha perso 1-0 in casa contro il Milan e continua ad avere un solo punto purtroppo in classifica. La Juventus invece è in testa abbastanza, davvero? Ma strano, vero? Contro il Sassuolo ha vinto 2-1. Il Tavagnacco, il caro Tavagnacco, negativo, perché era una delle poche occasioni che il Tavagnacco aveva di sì, perché era proprio superare, sono tra l'altro a pari punti, a 9 punti il Pink Bari, e invece sono rimaste appaiate lì. Forza ragazze, dai, fate contenti Roberto Grillo. Dunque, altro pareggio della giornata è le giallorosse, appunto, di Roma contro la Fiorentina 2-2, poi Florenzia Verona 2-1 e ha chiuso Inter Empoli per 3-0. L'Inter che si sta un pochino rimettendo in carreggiata, perché insomma aveva perso un po' di terreno, diciamo, rispetto alle altre. Comunque vediamo la Juventus ovviamente in testa, poi c'è la Fiorentina, il Milan, le giallorosse, Sassuolo, Inter, e poi a scendere fino appunto all'Orobica. Le giallorosse, se proprio la squadra di Roma si chiama le giallorosse, sì. Mi era sfuggito questo dettaglio. Ora lo sai. Sono giustamente informato. Ora sei giustamente informato. Quindi queste sono le notizie che vi diamo. Io direi che insomma abbiamo detto tante cose, abbiamo detto un po' tutto riguardo sia la scorsa giornata, sia la Coppa Italia, sia la prossima, sia anche il mercato. Speriamo che finendo questa settimana il calciomercato, martedì prossimo avremo chissà cosa da raccontarvi. Magari ci sono ancora 3 giorni per magari dei colpi di veramente scena, clamorosi di scena. Non so, solo difensori, una Sampdoria che non vende Caprari, questo deve essere il vostro colpo. Non ti fa il nostro
controcolpo potrebbe già essere quella di essere comprate proprio in quanto società da qualcuno che non siano scappato di casa, che già non sarebbe male, ecco. Esatto, però esatto. Vedremo come andrà a finire anche quel discorso lì. Ma siamo tutti tranquilli comunque, no? Cioè abbiamo dei tic alla palpebra ormai persistenti, però va tutto bene. Io prima di venire a fare il programma devo prendere l'ansiolitico, vedi tu. È bello di tifare queste squadre qua, vabbè. Ciao Marta, ciao a tutti gli ascoltatori. Ciao a tutti gli ascoltatori di Rock and Roll Radio, ciao Roberto. Buon appetito a tutti, alla prossima. Rock and Roll Radio. Rock and Roll Radio.